Appassionati di calcio, ben ritrovati ai nostri consueti appuntamenti. Naturalmente parliamo di calcio dilettantistico e questa volta parliamo del Città di Rossano, una squadra che seguiamo da un po' di tempo ogni settimana, una squadra che sta infiammando questo campionato, rendendolo molto più avvincente. Siamo questa volta in studio con l'allenatore della Juniores e il vice allenatore della prima squadra, Francesco Sidero. Grazie per aver raccolto il nostro invito. E con il giocatore del Città di Rossano, Gian Battista Librandi. Buonasera a tutti. Allora, sicuramente è un momento molto particolare questo per la squadra di Mister Pacino. Parliamo proprio con il tecnico Sidoro. Parleremo anche poi della sua avventura nel calcio juniores con il settore giovanile, perché con i fratelli Catalano e con altri dirigenti avete fatto davvero qualcosa di molto bello in questa stagione. Io ho avuto il piacere di viverla gomito a gomito, diciamo, anzi sulle tribune, l'avventura della juniores. Ma parliamo subito della prima squadra, visto che c'è stato un bellissimo derby che si è concluso con il gol di Maglione all'89esimo. Allora, vogliamo raccontare la giornata, come è cominciata, tanta tensione, ma anche la soddisfazione di vedere le tribune piene. Cosa hai provato in questa bella giornata di Sport a Rossano? Ma devo dire che non è stata solo la giornata, ma è stata la settimana con tanta tensione, ma eravamo tranquillissimi. Poi, venendo a domenica, naturalmente stare lassù e vedere la squadra che faceva ottimo gioco e non riuscivamo a segnare, specialmente il primo tempo, là si soffriva e si soffriva tanto. Però tutto sommato alla fine abbiamo portato i 3 punti a casa ed è andata bene così. È stata una partita molto spettacolare, io l'ho definita anche una partita di categoria superiore sicuramente, poi con tante occasioni da una parte e dall'altra. Un tempo per uno, poi questa occasione di Maglione, forse quando ormai qualcuno era già bello e preparato ad un pareggio. È stata poi un'esplosione di gioia. Come Raccontaci gli attimi successivi al gol. no, gli attimi successivi no, non si è capito niente perché ci siamo trovati ad abbracciarci con tifosi, gente che magari almeno io avevo visto la prima volta al campo, quindi non vi nego che c'è stata un'emozione unica. E poi il derby, parliamoci chiaro, è un derby fatto da due squadre forti sia tecnicamente che messi bene in campo, quindi è stata una cosa veramente bellissima. Allora, in campo io non voglio chiederti com'è andata la partita, abbiamo visto che i migliori in campo secondo me sono stati i due portieri, quindi insomma è stata veramente una bellissima giornata di sport dal punto di vista proprio tecnico e tattico. Partiamo proprio da questo gol, perché effettivamente è stata un'esplosione di gioia e un'esplosione di amarezza purtroppo anche per i ragazzi della Rossanese che hanno fatto un'ottima gara. Raccontami che cosa hai pensato negli ultimi secondi. Il gol è stata senz'altro una liberazione, nel senso che forse lo meritavamo prima, sicuramente nel primo tempo. Poi successivamente, secondo, siamo andati un po' forse in difficoltà, soffrendo un po' a centrocampo. Anche loro due ripartenze fatte bene, però non hanno concretizzato. E successivamente abbiamo trovato questo gol e la gioia era immensa, naturalmente, perché era un derby. Ed è un derby stracittadino molto sentito e niente, io l'avevo proprio in diretta, proprio là vicino a Maglione che ha tirato e siamo andati tutti quanti verso la nostra tifoseria Io ho ed è andata visto così. addirittura qualche giocatore che si è scontrato, poi Il che è primo ero rimasto a io, il te. primo sono stato io, ho preso una botta da dietro e sono rimasto per terra 2 minuti, però poi mi sono rialzato e sono andato ad abbracciare a Maglione e tutti quanti i compagni. Poi c'è stata la corsa verso Pacino, perché non Sì, voglio neanche pensare le sensazioni di Pacino poi sulla tribuna, quindi secondo me l'avete perché cercato. sì, siamo andati a festeggiare anche con lui perché sicuramente è uno dei primi protagonisti di questo derby, perché ci ha dato una carica molto aggressiva, specialmente dal punto di vista mentale, nervoso, facendoci stare sicuramente molto tranquilli inizialmente e preparandola come un professionista, perché secondo me è un professionista. Allora, l'anno scorso eri a Paludi, le Sì. sgroppate sulla fascia, i campi sono quelli, quindi insomma, però avere questa maglia addosso è qualcosa di speciale, Beh, perché comunque senz'altro. la società poi è diventata Città di Rossano, giocate allo Stefano Rizzo, c'erano quasi 1.000 spettatori, diciamoci la verità, non è la stessa cosa.
No, perché da rossanese vivere il derby è bellissimo. L'anno scorso ho avuto questa esperienza a Paludi. È stata una bella esperienza perché è stato il mio primo campionato di prima categoria e già lì c'erano squadre comunque già di alto livello. Quest'anno poi, come ben sai, hai ben visto, il livello si è alzato. Ed avere addosso la maglia di Rossano e giocare per la tua città è veramente un'emozione ed è un orgoglio, perché magari ci sono anche altri ragazzi di Rossano che vorrebbero. Niente, è una grandissima emozione per me avere questa maglia addosso. Secondo me adesso ci sono stati tanti protagonisti in questa stagione che ancora non si è conclusa, da una parte e dall'altra, perché la Rossanese ha fatto un grande campionato, però diciamoci la verità, Sifonetti è arrivato diciamo, in una seconda parte della stagione, così come altri giocatori molto prestigiosi. Invece voi ci avete una che secondo me è una già delle bandiere, nonostante corre per il campo 90 minuti, ossia Catalano. Secondo me, poi ho visto tanti giocatori che l'andavano a abbracciare, l'andavano a cercare. Lui forse la sente di più, da capitano, da rossanese, da grande calciatore. Ma senz'altro, anche per la sua esperienza che ha, che ce la trasmette anche ad ogni allenamento, l'avrà sentita sicuramente molto più di noi. È il nostro capitano e giustamente diciamo che forse se la sentiva proprio sulle spalle questa partita. Infatti, se tu vai ad analizzare il primo tempo, secondo me, era quello che aveva sempre la palla nei piedi, cercava di fare gioco. Ma anche questo è il secondo tempo. Poi naturalmente al gol anche lui è esploso e mi fa piacere tanto giocare con lui perché ci insegna ogni giorno qualcosa di nuovo. Allora, invece con Francesco Sidero, allora, si è appena conclusa la vostra avventura in questa finale del campionato juniores dei playoff. Avete disputato una grandissima stagione che si è conclusa con questa sconfitta contro il Corigliano al Città di Corigliano. Avevate eliminato il Roggiano in una bellissima partita, un 3-2 soffertissimo. Avevate solo un risultato e siete riusciti a spuntarla. Ma non voglio parlare di questo, voglio par perché poi alla fine sono numeri e vivere le emozioni è un'altra cosa. Da dove siete partiti a dove siete arrivati? Perché nelle prime partite obiettivamente vedevo una squadra che non mi sembrava tanto una squadra, erano più ragazzi messi lì che comunque si vedeva che sono diventati sempre più amici prima che giocatori. Come no, hai detto giusto. Niente, siamo partiti, come dicevi tu, siamo partiti un po' così. Poi alla fine siamo arrivati a una conclusione dove abbiamo visto dei ragazzi che possono ambire, come ho sempre detto, in categorie superiori. Abbiamo visto una società che ci è stata vicino dal primo all'ultimo. Oggi non ti nego che se fino all'altro giorno con Pacino ce n'erano 4-5, oggi ce n'erano 7-8, quindi In prima squadra. in prima squadra. Quindi Pacino da vecchio volpone, quale ha capito che non solo 3 o 4 possono fare parte, ma bensì altri 5 o 6. Quindi questo diciamo, è quello che a noi che abbiamo messo in piedi con l'aiuto della società questo settore giovanile, ci fa molto piacere. Io venivo da Amica alle prime partite, vedevo comunque la squadra, però cercare sempre comunque di mettere palla a terra, cercare di giocare, mai eccessive proteste. Tu che li incoraggiavi sempre e comunque sotto la pioggia, ne abbiamo presa di acqua io su Parecchia, quella collinetta vicino parecchia. agli ulivi, perché insomma non si è sempre allo Stefano Rizzo. La soddisfazione più bella, qual è stata? Un'azione, un risultato, una vittoria, un gesto di fair play? No, devo dire, la cosa più bella è stata che hanno dedicato la vittoria al nostro presidente, quindi c'è stato poi un video. Noi passavamo un brutto periodo con la prima squadra e quindi i ragazzi sentivano sta partita, non mi ricordo con chi, e poi a Trebisacce, se non mi sbaglio. E dopo che abbiamo vinto, i ragazzi hanno dedicato la vittoria al presidente, gli abbiamo mandato il video e lui è rimasto contento. Anche se secondo me la vittoria più grande che hai ottenuto non è solo sul piano del gioco, è anche il rapporto che si è riuscita a instaurare, perché ci sono ragazzi che fanno l'esordio in prima squadra, che giocano stabilmente, e ragazzi che ti considerano anche forse un fratello maggiore, che magari si confrontano con te nei momenti extra calcio. Come no, come no. Io infatti ti dico la sincera verità, io quando litigano
tra fidanzati, cioè a me mi scrivono le ragazze del mister, ma sai, ho litigato e io mi metto là, ce l'ho messo in banchina ed era nervoso. mi metto là a fargli fare pace, perché questo è quello che io mi piace fare. Allora, invece con Librandi, secondo te come fa Pacino a sceglierne 11? Perché andando a vedere la rosa è veramente difficile. Com'è l'umore all'interno del gruppo? Adesso è chiaro che tu non mi puoi dire abbiamo litigato, magari c'è chi mi è più simpatico, come più antipatico, non pretendo questo. Però sicuramente questi risultati si ottengono con un grande gruppo. Ma io a volte non vorrei essere nei suoi panni, perché ci sono settimane che tutta la squadra sta bene fisicamente. Quindi a scegliere gli 11 è sempre difficile. Naturalmente avere poi un gruppo unito sia nei periodi bui che nei periodi buoni, come magari quello che stiamo adesso vivendo noi, è magari anche un aiuto al mister, perché vedendo comunque tranquillità, vedendo che provando schemi in allenamento si riesce ad avere dei risultati, allora in quel caso non penso che sia così difficile trovare un feeling tra tutti quanti i giocatori. Poi arriva la domenica, naturalmente vedrà chi sta meglio un po', magari chi vede un po' in difficoltà e fa le sue scelte. Qual è la partita dove tu pensi di aver dato il meglio? Attendo che io me le ricordo tutte, quindi insomma. Diciamo che per fortuna il mister me ne ha fatte fare parecchie quest'anno. E dove avete giocato meglio a livello anche collettivo? Personalmente ti posso dire che la partita dove mi sento di aver dato il massimo è proprio il derby, però l'andata. L'andata dove eravate molto sfavoriti. Eravamo molto rimaneggiati con i ragazzi del mister qua vicino a me, e quindi là abbiamo dovuto dare il 200% di quello che avevamo. E non ci siamo cullati, per fortuna abbiamo portato anche a casa quel derby e un'altra gioia in più. E invece per quanto riguarda il collettivo, ma anche il derby stesso, è stata una grandissima partita. O un'altra partita bellissima è stata quella a Scalea, dove abbiamo vinto 3-0. Abbiamo messo il pallone a terra, forse perché il campo ce lo permetteva. Questa è anche una piccola causale, però ognuno poi ha i suoi spazi, diciamo. Chi ruberesti alle altre squadre? Lo so che è difficile perché avete un dream team, però un giocatore che dici peccato che non era con noi quest'anno. Guarda, a me tanto piace Pizzini del Cetraro. Per me è un trequartista difficile da marcare, un brivilino veloce. Per fortuna non fa l'esterno, quindi non l'ho marcato molto, però sì, io ruberei lui di tutta la categoria. Poi normale, ci sono anche altre persone molto valide, però preferisco lui. Allora, noi naturalmente a questo punto dobbiamo fare un appello a tutti gli sportivi, perché comunque si sta facendo molto bene a Rossano, ci sono squadre nei piani altissimi della classifica, e domenica si ritorna allo Stefano Rizzo, perché ricordiamolo, eravate nel settore al sole, nel settore non coperto, mi riferisco ai tifosi del Città di Rossano, e questa volta invece siete in casa e arriva il Rose City, una partita molto importante da non sottovalutare. Eravamo allo stadio di Rose all'andata, finì 1-0, tra l'altro con anche qualche occasione per il Rose, quindi una partita molto, molto difficile, che comunque si preannuncia anche molto importante per la classifica, perché ricordiamolo che inseguite il Cassano a -4. Allora, come vi state preparando, visto che ormai questa settimana gli sgoccioli, per questa importante partita? Beh, sicuramente loro vengono da una sconfitta in casa 4-1 col Praia, non penso sia piacevole. E noi comunque l'euforia del derby l'abbiamo un attimo accantonata, perché è importante concentrarsi alla partita successiva. Come sempre, con molta tranquillità, molta umiltà, ci alleniamo tutti insieme e niente, siamo convinti che possiamo riuscire a vincere tutte le finali che ci aspettano da qui alla fine del campionato. Domenica se ne presenta una e saremo lì sul pezzo, concentrati, senza lasciare nulla al caso. Mister, una dedica per questa bella stagione, un pensiero, un messaggio da lanciare? Ma io più che dedico, che dediche pensieri, io vorrei dire la società che ti ha sostenuto. Vorrei dire grazie a questa società che mi ha tenuto. Io sinceramente, io qua non so che ci faccio, ma io sono umile, sono sincero, e quindi devo ringraziare a loro se mi hanno dato questa possibilità, e spero di lavorare con loro fino in fondo. Io ho calcolato anche, abbiamo dei mezzi, una sorta di telemetria,
le esultanze di Savoia, Francesco, se non sì, sì. Di Francesco Savoia a Roggiano sono quasi da qualificazione per le Olimpiadi. Quindi faccio un appello anche alla città di Rossano, perché se vuole partecipare, magari se diventa una polisportiva e può diventare, può diciamo, dal punto di vista atletico, voi fate un gol, lui si mette sui blocchi di sì. partenza e raggiunge sicuramente risultati straordinari. Straordinari, ora questo, questa presa in giro è per dire con quanta partecipazione anche i dirigenti ti hanno seguito nella come tua no. cavalcata. Come no, come no, io devo dire grazie a questi ragazzi, ma è la verità, è come devo dire grazie a te che ci hai seguito sotto la pioggia, sotto il fango, sotto il freddo. E, cioè, ripeto ancora una volta, cioè, noi abbiamo fatto... del calcio, della passione che abbiamo, abbiamo fatto una famiglia, ma una famiglia veramente. Cioè, questa è una società che io sono convinto che darà i suoi frutti nell'avvenire. Allora, noi naturalmente vi invitiamo allo Stefano Rizzo domenica alle 15 per questa importante gara con il Rose City. Naturalmente grazie al giocatore del Città di Rossano che ci è venuto a trovare in studio, Giambattista Librandi, grazie a Francesco Sidoro, mister della Juniores, collaboratore tecnico di Pacino, e grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione che ci avete riservato anche questa volta.